Siamo qui presente con Oreste alla mia destra, Emanuele alla mia sinistra e Franco alla mia estrema sinistra. Allora Emanuele, mi dicevi, questa è la prima lavorazione? Questa è la prima lavorazione, qui viene rifilata la spalla, viene fatta prendere la forma desiderata e dopo da questa fase si passa alla salatura, dove vi resta per 2 settimane, poi dopo viene fatta questa lavorazione che sto facendo io. Qui viene, adesso viene tolto l'osso, viene pulita e poi viene legata e prende quella forma che abbiamo già dato lì rotonda. Dopo quella lavorazione lì viene messa la vescica, viene cucita la vescica, poi viene fatta quella lavorazione lì che sta facendo Oreste. Quindi adesso andiamo da Oreste. Grazie Emanuele, grazie mille. Oreste, allora dici un po' cosa stai combinando? Sto legando questa spalla all'esterno, io non voglio togliere niente da quello che ha già detto Emanuele. Questa spalla è stata legata in un primo tempo sotto, poi in seconda posizione viene fatta questa legatura sopra la vescica, viene preparata per mettere a cuocere e fare la famosa spalla cotta di San Secondo. Vuole legata praticamente in un senso direi un po' speciale, invece di partire non so dalla punta come si fa col culatello, si parte dal basso per dare più forma alla spalla, più una cosa più rotonda, più formata. Verissimo, infatti dicevamo che anche nei ristoranti si trova prosciutto di Parma, così come spalla cotta di San Secondo. Sì, veramente, si trova spalla cotta di San Secondo, si può trovare anche in altri paesi, però San Secondo insomma è la casa madre. Franco, stavi lavorando prima al maiale, allora volevamo rifarti un po' di domande, insomma prima stavi facendo la lavorazione su un pezzo di carne, giusto? Sì, il culatello. Sul culatello. La coscia e il fiocchetto. E sul culatello che cosa hai fatto? Niente, ho legato e adesso andrebbe fatto salato. Ok, e per salare cosa bisogna fare? Sale e basta. E va tenuta salata per quanto tempo? 7-8 giorni, dopo dipende un po' dalla stagione. Ho capito, e una volta finita la salatura, chiamiamola così? Si mette la vescica, lo spago come fa alla spalla. Ho capito, e dopodiché si lascia... Si fa asciugare per 20 giorni, poi si mette in una cantina o in qualcosa dove si conserva per un anno. Ho capito, dopo un anno è pronta per essere... La media dell'anno, insomma. Quindi il fiocchetto è la stessa procedura del... Sì, il fiocchetto si può mangiare anche 3 o 4 mesi prima del culatello, è più piccolo. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Vediamo qui. Abbiamo il signor. Sono Giorgio, il fratello. Giorgio, sei fratello di? Franco. Fratello di Franco, benissimo. Che cosa stai tagliando? Sto tagliando le cicciolate. Le cicciolate è il grasso del maiale. Ho tagliato a cubetti e poi si fa cuocere in una durata di circa 4 ore, no? E poi quando è cotto, che è il punto giusto, si schiaccia con le asse apposta e poi dopo si mette dentro al paiolo di nuovo con la carne della testa. La testa del maiale va, diciamo così, tolta la pelle di fuori e poi si fa cuocere e si mescola a questa, poi si dà il solito sale, pepe, quello che cosa, e poi dopo si schiaccia di nuovo nelle asse, si schiaccia, si lascia scolare, poi dopo il risultato è questo. Il salame, no? Questo qui si fa dopo aver fatto la roba grossa con il rimanente, diciamo così, della lavorazione del culatello della spalla, viene tutta denervata la carne, si usa anche qui noi la lonza, mettiamo dentro il filetto e tutto, no? Poi si lascia circa 6 o 7 ore riposare al freddo e poi dopo il giorno dopo si macina e poi dopo ci si dà il sale, uno che... e cosa? Poi dopo si insacca, si lascia
diciamo così, stagionare per 3-4 giorni al freddo, e poi dopo noi lo passiamo vicino al camino col fuoco a legna, poco, no? Si fa asciugare e poi dopo si fa la stagionatura nelle stanze fredde, insomma, così, ecco, tutto naturale. Qui questo salame c'è dentro solo il sale, non c'è né nitrati né niente. Quindi naturale al massimo. Naturale al massimo. Questo possiamo mangiare anche i bambini. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. If a Yankee comes to Trinidad. Siamo qui con le signore dell'associazione Pro Loco e siamo qua a vedere come si fa il gnocco fritto, la torta fritta. Allora, qua siamo qua con la signora? Signora Piera. Con la signora Piera, la signora? Maria. Maria? Signora Paola. Bianca. Allora, cosa stiamo preparando? La torta fritta, La torta fritta. Allora, come si prepara la torta fritta? Allora, farina, latte, acqua, lievito e strutto. Complimenti, quindi voi come Pro Loco state facendo la torta fritta sia per promuovere l'associazione sia... Soprattutto per questa festa adesso. Anche perché la torta fritta si abbina molto bene con i salumi, quindi anche con la spalla cotta, giusto? Sì, noi l'abbiniamo proprio alla spalla cotta. A San Secondo è così, torta fritta, spalla cotta. Beh, comunque sto guardando, vedendo che c'è molta gente oggi, c'è affluenza. Pensavo, ho detto, magari girano proprio per il paese, invece sono arrivati anche qui. Con richiesta, anche i panzerotti. Sì, facciamo adesso. Allora, buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Gustavo, allora, che cosa stai facendo? Delle tagliatelle. Tagliatelle e? I anolini. Che sono... Qui, signori, venite qui a parlare. Allora, raccontateci un po' cosa state facendo. Stiamo facendo i cappelletti da fare in brodo per le ore 12, che sono per tutti, per Rai, non Rai, per delle splendide signore o signorine che ho davanti, bionde more. Se volete potete assaggiarlo, a mezzogiorno si mangia. Cappelletti in brodo, lasagna alla parmigiana, anitra, faraono, pollo, arrosto di vitello, grigliata e punta di vitello al forno, la tipica alla parmigiana. Siamo qui con il signor Stefano Passeri. Stefano Passeri, lei ha un'attività, immagino, perché vedo questo splendido banchetto. Sì, vado per fiere a tagliare spalla cotta. Ecco, ci spieghi un po' la spalla cotta, quanto viene apprezzata e come si taglia? Beh, questa zona viene molto apprezzata, viene tagliata calda, noi la tagliamo su questo ceppo, è la spalla classica di San Secondo. Adesso la facciamo senza osso, con l'osso ormai non si fa più, però è sempre un ottimo salume. Complimenti, devo dire che avete allestito uno splendido banchetto. Grazie. Adesso facciamo anche lo strolghino con le rifilature di spalla, quando prepariamo la spalla da cuocere, con le rifilature facciamo lo strolghino, che è un ottimo salame da mangiare freschissimo. Andiamo a consegnare le nostre torte al nostro banchetto, così la gente si può, si può nutrire. Guarda, verde e rosso, ha vinto l'anno scorso. Qua in un banchetto con un nostro contradaiolo del Palio di San Secondo, questo signore Rodolfo e contradaiolo del Burek di Minè, così possono dire che la speaker non è di parte, perché non sto intervistando nessuno della mia contrada. Allora, Rodolfo, buona giornata, che ne dici di questo ponte dei sapori? Beh, abbiamo visto parecchia gente in giro, molti spero che si stiano divertendo,
oltretutto la giornata promette ancora molto bene, quindi poi vedremo anche nel pomeriggio tutta l'affluenza che ci sarà. Vedo che il tuo stand riguarda dei vini, la cosa è molto interessante, spiegaci un po'. Promuovendo, ma ormai è già conosciutissima, le cantine bergamaschi con la loro Fortana. Oggi abbiamo solo portato Fortana del Lambrusco e della Malvasia, però sono quelle più conosciute in tutta la provincia e anche fuori. Quindi la stiamo promuovendo perché è l'abbinamento ideale con la spalla cotta e con altri tipi di prodotti, dolci, tortelli. Torta fritta? Sempre. Sono abbinamenti ormai che sono due matrimoni, sono dei matrimoni ormai che non hanno divorzio. Non divorziano, allora un buon auspicio, in bocca al lupo per la giornata di oggi e per il Bureg. Grazie. Poi vedremo al taglio come funziona. Buona giornata. Altrettanto, ciao. If you ever go down Trinidad,